In argento per vita di Giulietta intervista Gian Enrico Melegatti, titolare della pasticceria Perlini. Buongiorno. Buongiorno. La pasticceria Perlini è nata nel lontano 1929. Esatto. Cosa ritrovano i clienti di oggi della pasticceria di un tempo? Molte ricette sono originarie di quell'epoca, ancora fatte dal cavalier Clorindo, e si sono mantenute negli anni e ancora oggi sono presenti nei nostri dolci. Benissimo. La base di ogni dolce è sempre la crema. La crema è esattamente la stessa. È la particolarità proprio della vostra pasticceria. È una particolarità della pasticceria, sì. Infatti vediamo che il dolce che avete dedicato a Giulietta è fatto di pan di Spagna, crema chantilly allo zabaione, crema chantilly a sapore di mou, cubetti di pere, una vera delizia dell'arte pasticcera. In che modo questo dolce per lei rappresenta Giulietta? Beh, innanzitutto i due sapori che si mettono in contrasto tra di loro, addolciti da questi cubetti di pera, questo composto di pera, che unisce i due gusti e rende anche il dolce molto fresco. Quindi idealmente unisce un po' due gusti come può unire Romeo e Giulietta, esatto. Diciamo. Benissimo. Il progetto Vita di Giulietta, a cui avete scelto di prendere parte, mira a portare la letteratura e il mito di Giulietta fuori dai luoghi convenzionali per integrarla con varie realtà del territorio veronese. In che modo questo progetto può essere utile per la sua attività? Beh, ogni attività promozionale è sempre utile. Chiaramente, essendo legata a Verona, a Giulietta, e quindi avere un riscontro un attimino più importante proprio per la caratteristica dell'evento di Romeo e Giulietta, penso possa portare benefici, soprattutto in un momento di crisi. Fa sempre comodo. Fa sempre comodo. Benissimo, la ringrazio. Di nuovo.